Spero che sia un falso problema quello del sistema di gioco, o lo è, io credo più nell'atteggiamento. È chiaro che magari con qualche giocatore in campo diverso, chiaramente rispetto a Kraja, si può azzardare a iniziare in un determinato modo e qualora non dovesse funzionare o troveremmo delle difficoltà a ripiegare su un piano B. Io credo che, come dicevo prima, è un falso problema, perché alla fine cosa si fa? Si inverte semplicemente, se parliamo di tattica, il vertice di un triangolo da alto a basso o viceversa. È chiaro che per come avevamo impostato le ultime partite avevamo dei giocatori di qualità tecnica importante nei tre sottopunta. Qualora fosse un giocatore diverso, come Mora può essere ad interpretare quel ruolo, chiaramente altre caratteristiche, e lo sfrutteremo sicuramente più in un altro modo. Però, come dicevo, dobbiamo essere bravi a trovare il piano A e il piano B. Credo che il vero punto focale sia quello dell'atteggiamento di una squadra che voglia essere protagonista attiva della partita e non subire in modo passivo gli eventi. Perché quando riusciamo a determinare in modo importante e incisivo sulla partita, sulla gara, allora possiamo veramente mettere in difficoltà qualunque squadra. E l'esempio può essere Potenza, e l'esempio al contrario può essere una buona parte di partita con la Fidelis Sandria, dove siamo stati più passivi, specie nella seconda parte della gara, e quindi anche con squadre che, permettetemi il termine, hanno meno qualità rispetto alla nostra, o perché la classifica dice appunto che sono sotto, poi devi soffrire. Ecco perché appunto, quindi io baso molto, al di là del sistema di gioco, il giudizio sull'atteggiamento, sull'approccio alla gara, perché anche qua dobbiamo scendere in campo dando la dimostrazione di avere un impatto importante sulla partita. Come ho detto, Mora è una ragazza talmente intelligente, un giocatore talmente intelligente di esperienza, che in qualunque zona del campo, con le sue caratteristiche, si sarebbe adattato alla grande. E poi non era per forza obbligatorio che Luca dovesse giocare, anche se è un giocatore che ci dà molto, nel senso che da qui a fine stagione, come abbiamo detto, dobbiamo essere bravi nel coinvolgere tutta la rosa secondo i momenti dello stato di forma. Quindi può essere che Luca stia in un buono stato di forma, ma che altri giocatori nel reparto offensivo siano ancora più performanti in un determinato periodo e vanno sfruttati, semplicemente questo. Quindi, senza nulla togliere a uno o all'altro, oggi abbiamo l'interesse di portare quasi tutta la rosa ad un determinato livello, chiaramente scegliendo in base al momento dello stato fisico individuale di ogni giocatore. Sì, come ci sono momenti psicologici difficili e a volte positivi, tutti li abbiamo vissuti o li stiamo vivendo. Oggi magari troviamo un avversario che può essere, se possiamo, passatemi il termine, in difficoltà. In realtà poi è determinato molto anche dagli episodi, perché l'ultima partita sappiamo tutti come è stata persa, con un episodio al 90esimo dove poteva cambiare il risultato e probabilmente cambiava anche una dinamica di classifica, in modo che il Monterosi non si avvicinasse così tanto ad un gruppo folto che c'è a 34-33 punti. Quindi quello ha sicuramente messo pressione a diverse squadre, per cui io mi aspetto una squadra che abbia voglia di fare punti, perché ha la necessità, come tutto il resto della squadra, delle squadre. È una squadra che tignosa, rognosa, abbiamo visto anche all'andata, al di là di come è andata l'episodio, però ci poteva mettere in difficoltà e ci ha messo in difficoltà in alcuni momenti. Ha dei giocatori esperti e giocatori che vogliono dimostrare il valore che hanno dentro di sé, per cui è un mix che fino a poco tempo fa ha sorpreso tutti. Credo che poteva annoverarsi tra le sorprese del campionato, quindi massima attenzione, perché è una squadra che sa
difendere, ma poi sa anche contrattaccare negli spazi, perché ha giocatori di gamba sia nel reparto offensivo sia sugli esterni. E poi è una squadra che sulle palle inattive è sempre pronta a colpire, ha dei buoni tiratori dalla distanza, come tutti ha un'organizzazione buona, perché ormai difficile non trovare questo nelle squadre di Serie C. Sarà una partita veramente complicata e starà a noi a farla diventare semplice, ma non è scontato. Io credo che corra il rischio di essere una partita tirata fino alla fine. Ma, allora, è chiaro che sono in leggera crescita rispetto alla settimana precedente dal punto di vista fisico, ma proprio perché noi dobbiamo cercare di far sì che questi due giocatori, che hanno impressionato tantissimo alla prima partita per motivazione e per brillantezza soprattutto mentale, debbano trovare la continuità nel giocare le partite. Quindi ci può stare che facciano anche dei passaggi a vuoto, ma gli dobbiamo dare per ritrovarli ad una determinata condizione la continuità. Quindi anche il fatto di poter sbagliare, poter essere meno brillanti della partita precedente, eccetera, eccetera, conta relativamente, perché dobbiamo portarli in condizione, se così si può dire, il prima possibile, perché hanno poca abitudine nel giocare con continuità e la partita è un dispendio di energie non solo fisiche ma anche mentali, e ricostruire gli stimoli per la partita dopo, quando non si è sempre abituati a scendere in campo, magari è il tasto su cui battere, su cui lavorare. Quindi sia su quello fisico sia su quello mentale abbiamo bisogno che questi ragazzi abbiano un minimo di continuità. Poi è chiaro che il campo rimane sempre l'unico giudice, no? Quindi nessuno ha la maglia da titolare in eterno, nessuno può essere considerato una riserva per tutto l'anno, per cui ci sono momenti e momenti. Oggi abbiamo questo obiettivo con questi due ragazzi. I movimenti credo che possano essere differenti, perché magari Rafià è un giocatore a cui si può chiedere di venire più dentro il campo a lavorare, perché abbiamo visto come caratteristiche più rifinitore, e invece Merola è classico giocatore da 4-3-3, da esterno o addirittura da punta. Quindi per assurdo dovessero giocare Mora e Aloy, potrebbe essere 4-3-1-2 se uno vuole fare proprio. Ah sì, ma sono movimenti contingenti alla situazione, è lo spazio che determina il movimento. È chiaro che un giocatore avrà più la possibilità per caratteristiche di attaccare lo spazio, di fare tagli in profondità, un altro avrà più diciamo la prerogativa di venire tra le linee per ricevere incontro. Questa è la realtà, quindi, perché le caratteristiche credo siano ben definite e notabili nei due giocatori.